Eder. Mac. Pallister. Da martedì scorso non si hanno più notizie di Danilo Boscolo, pensionato 65enne di Torino. È scomparso nella zona delle cascate di Punta Pinsuta e Conca, nel sud della Corsica, mentre effettuava un'escursione con la moglie. Da allora lo hanno cercato ovunque, sia gruppi di volontari che militari della gendarmeria e squadre dei vigili del fuoco, che hanno perlustrato non solo boschi e sentieri, ma anche scandagliando corsi d'acqua e pozze della zona. Specchi d'acqua dove, in questa stagione, si tuffano turisti ed escursionisti. Boscolo è come se fosse svanito nel nulla. La procura di Ajaccio ha aperto un'inchiesta. Gli investigatori, dopo quasi una settimana di ricerche infruttuose, temono sia impossibile ritrovarlo vivo. L'allarme lo ha lanciato la moglie, titolare di un negozio di abbigliamento nella zona nord di Torino. Mi precedeva di alcune centinaia di metri. Ad un certo punto, durante la strada del ritorno dall'escursione, non l'ho più visto. Erano passate da poco le 17 di martedì scorso. Siamo partiti da una località chiamata Radicali, l'estremità sud del GR20, la sigla che indica uno dei trekking più duri d'Europa. Più di 2 settimane di cammino con un dislivello medio quotidiano di circa 900 metri, attraverso sentieri selvaggi e poco calpestati, senza alcuna ferrata o supporto artificiale. Un percorso alpinistico tra i boschi selvaggi dell'isola. Una macchia verde che divide il Mediterraneo dal Tirreno, percorsa ogni anno da migliaia di escursionisti, anche se solo il 20% riesce a terminare il tracciato fatto di ripide salite tra i boschi e strapiombi di centinaia di metri. Dopo che la moglie ha chiamato i soccorsi, si sono attivati subito i soccorsi che hanno setacciato a ventaglio tutta la zona, anche con l'uso di un elicottero per facilitare il lavoro delle squadre impegnate a terra. Niente, nessuna traccia. Per 6 giorni, sia i gendarmi che i nuclei dei pompieri hanno cercato ovunque, anche con l'ausilio dei cani, infilandosi in zone impervie e di vegetazione molto fitta. Per 12 ore al giorno, hanno battuto tutta la zona indicata dalla moglie, ma non è servito a nulla. Oggi la procura corsa potrebbe decidere di sospendere le ricerche. Al momento della scomparsa Danilo Boscolo indossava una maglietta rossa o grigia, nello zaino le aveva entrambe pantaloncini blu scuro, scarpe blu e indossava occhiali da sole. Corporatura snella, alto circa 1,80 m, porta capelli corti grigi e anche una corta barba sale e pepe. Le squadre impegnate nelle ricerche hanno anche mostrato il ritratto dell'uomo scomparso ai molti escursionisti che frequentano la zona delle cascate di Punta Pinsunta e Conca, ma nessuno ha detto di averlo incontrato o ha fornito indicazioni utili. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!